Ben ritrovati a Cotto a Puntino. La ricetta che vi proponiamo oggi è una ricetta di Marianna. Marianna, ce ne vuoi parlare? Sì, oggi ho pensato di proporre a coloro che ci seguono la parmigiana sicilese, una versione diversa da come, dalle altre. Sarebbe la parmigiana cilentana nella versione di Sicilia, però. Sì, Perché ok. ho visto nel modo che avete di fare voi Sicilia che è un po' diversa da quella che si fa a Rocca, però poi Sì. non so se è diversa Adesso. anche dagli altri paesi del Cilento. Vabbè, magari qualcuno che vorrà dircelo ce lo potrà fare presente. Certo. Siamo aperti ad ascoltare tutti i vari punti di vista. Allora, semplicemente, ovviamente c'è bisogno delle melanzane, del formaggio. Io uso formaggio pecorino, comunque un formaggio abbastanza forte, un uovo e poi, vabbè, ovviamente olio per friggere le melanzane e del pomodoro, del sugo di pomodoro. Ma qual è il primo passo che Il facciamo? primo passo che facciamo è prendiamo una melanzana, si toglie la punta, io tolgo anche un po' di culo, la taglio così a metà, poi tolgo solo una striscia di buccia, il resto lo lascio e poi faccio delle fette, questa qui la divido a metà, così, e poi dopo la ritaglio di nuovo a metà e faccio come se fosse un panino, diciamo. E poi facciamo anche l'altra. Ecco faccio lo stesso procedimento anche per l'altra metà. Questa già è diversa da quella che facciamo a Rocca, perché per esempio le fette si fanno più sottili. Diciamo che di questa metà qua ci viene un'altra fetta. Sì, ma poi a gusto, magari chi non piace molto la melanzana, la fa un po' più sottile così se ne sente meno. A me invece la melanzana è un ortaggio che mi piace molto. Ma devo dire che anche a me, anche se prima la apprezzavo meno, adesso Allora, l'apprezzo di più. poi dopo aver fatto questo, lasciamo Da parte le nostre le melanzane melanzane, tagliate. prendiamo l'uovo. Lo rompiamo nel formaggio. Metti direttamente nel Sì. formaggio, non usi pan No, non grattato o uso mollica di nulla. No, pane. soltanto formaggio e non uso sale perché usando tanto formaggio non uso il sale. Vogliamo ricordare quanto è questo Questo formaggio? qui sono 50 grammi di formaggio. 50 grammi con un uovo. Anche se forse. Non metti neanche il prezzemolo, il pepe, queste cose qua. No, è a gusto, poi a chi piace il prezzemolo, volendo lo può mettere, però è tutta una questione di gusto. Ovviamente ci saranno anche altre versioni, stesso a Sicilì, Sì. magari altri modi di farla. Io a casa mia, che a Sicilì, la faccio in questo modo. Poi, se poi ognuno ha una sua, magari una Sì, piccola ma naturalmente ci variante. sono delle varianti. Per esempio, io la faccio con la mollica di pane, con il formaggio, l'uovo, il prezzemolo e ci metto anche l'uvetta. No, no, io invece la faccio. Deve restare abbastanza morbida questo impasto. E poi, una volta diciamo che va bene, si prende la metà, si Sfarcisce la farcisce melanzana. il panino, tra virgolette, perché si fa semplicemente così, si schiaccia ed In ecco modo che raggiunga qua. tutti gli Sì, angoli. tutti gli angoli, la mettiamo nel piatto qui. Prendiamone anche un'altra. Sì, Sono anche di facile preparazione, non non ci vuole sono di molto facile tempo. preparazione, si possono fare anche all'ultimo momento, magari se non si sa cosa fare, si apre il frigo, ovviamente si devono avere le melanzane in frigo e poi si farciscono in questo modo. Come potete vedere, per quattro porzioni, questa è la porzione giusta. Quindi per quattro, questa è per due Sì, persone, una sì. melanzana, 50 grammi di formaggio e un Maggio, un uovo. uovo, sì. E
Poi dipende sempre a gusto, magari chi ne vuole mangiare di più si è beh, naturale, aumenta le dosi. Prendiamo le nostre melanzane e da qui passiamo alla parte, è vicino alla cucina. Accendiamo i fornelli. Adesso, quando l'olio è pronto, ci immergiamo le nostre melanzane. Attenzione a non schizzarvi come di solito faccio io. Non immergere le dita nell'olio perché fa tanto male. Lo so, ecco, ti ho immerso. Beh, non importa, l'importante è che non... Fornello, perché mi sembra troppo veloce. L'ho spento? No. No, non hai spento, okay. Hai abbassato. Deve dorare? Le facciamo dorare. Olga, anche a Rocca si fanno in questo modo? Sì, il procedimento della frittura è questo. Okay. Neanche noi le infariniamo, perché in alcuni paesi si usa infarinare la melanzana prima di friggerla. Noi infariniamo la melanzana nella versione singola, tra virgolette, non imbottita. Sì, nella parmigiana classica. Ecco qua, le nostre melanzane si sono fritte ben si sono ben dorate, sì. Ben dorate da un lato all'altro. Ovviamente, Olga, tu che olio usi? Io per la frittura uso l'olio d'oliva, perché questo è proprio nostro, l'olio delle nostre piante. Però poi... Da questo lato. No, questo lo lascio acceso perché adesso ci devi mettere il sugo. L'altra padella. Tu in genere che olio usi? Quello che usi anche tu, un olio... No, sì, l'olio di semi. No, non uso olio di semi, no. Il nostro olio italiano. Adesso mettiamo un po' di sugo. A scelta potete o farlo prima, come abbiamo fatto noi, perché per motivi di televisivi ce lo siamo preparato prima, oppure nel frattempo che friggete le melanzane, potete mettere una pentola di fianco e mettere o pomodori a pezzettoni oppure proprio la salsa di pomodoro. È una decisione vostra, però l'unica cosa che voglio ricordare è di utilizzare un po' di basilico, perché poi profuma di più. E lasciamo scaldare un po'. Se lo fate in contemporanea è già caldo, perciò potete passare le melanzane direttamente nella padella subito appena fatte. Sì, dalla padella, da una padella all'altra, dalla padella in pratica. All'altra, fate un salto dalla di padella alla brace. Un salto di padella fate, invece qui aspettiamo che si riscaldi un po' il sugo e poi vi adagiamo le melanzane. Fai un altro strato di sugo dopo? No, perché poi io le giro in quel sugo che c'è, perché se a me non, poi diventano troppo mollicce, non mi piace poi così più molliccio tutto questo sugo, però da quello che ho sentito qua c'è un'altra versione. Sì, la versione nostra è tipo la parmigiana classica, non facciamo nella padella, la mettiamo nella padella se per esempio utilizziamo formaggio fuso che poi si deve sciogliere, altrimenti viene condita si fa uno strato di sugo sotto, sì. Poi si ci mettono le melanzane, poi il formaggio, poi l'altro sugo, e così fino a che finiscono le melanzane. Diventa una melanzana, una parmigiana a strati di melanzana a strati. A strati, sì, e la facciamo nella versione proprio come la parmigiana classica. No, da noi a Sicilia la parmigiana, come la dite voi, questa qui è la parmigiana. È la parmigiana classica, ma non si utilizzano queste. Sì, le melanzane infarinate, poi passate nell'uovo e fritte. Fritte, sì. No, noi facciamo queste due versioni. Ci aggiungiamo le melanzane. Che ovviamente poi se le fate in estate le potete fare con il pomodoro fresco e ci lasciate proprio con i pezzettoni, è ancora meglio. Poi la stagionalità degli ortaggi è qualcosa di... Cioè, ognuno... Dovremmo mangiare solo verdure stagionali, però per presentarvi questo, e in estate non c'eravamo, e ve l'abbiamo fatta in questo periodo. Ok. Lasciamo cuocere. Le si devono girare? Sì, le giriamo anche. Adesso le faccio cuocere un po'.
E quando vengono impiattate neanche metti il formaggio? No, no. Da noi c'è praticamente queste qua sono le molegname imbettonate. E poi ci sono le molegname imbottonate in mezzo, che si taglia la melanzana a metà, si scava e quella si fa così. Noi invece non, quelle non, noi non le facciamo quelle imbottonate in mezzo perché è troppo semplice. Noi la caviamo proprio tutta la melanzana. La caviamo tutta la melanzana. Ah, io pensavo che la tagliassi. No, si chiama imbottonata in mezzo perché si taglia a metà e poi si scava. Ah, si taglia a metà nel senso... Sì, nel senso di longitudine. Sì, ok. Io pensavo che la divideste a metà. No, si divide in due in questo senso. Ok, qua. Ok. E poi il procedimento è questo: poi si mette nella padella, si mette il sugo e si fanno cuocere. Noi le facciamo quelle quel sugo proprio con la pasta, proprio una cosa più impegnativa. Sì, anche noi le facciamo col sugo con la pasta. Anche con la pasta, ovviamente, però quelle sono ancora più impegnative perché le devi cavare, poi le devi Poi si deve fare. Che chissà, magari le faremo. Sì, le possiamo proporre. Certo. Adesso le togliamo dalla padella. Io di sugo ne ho messo poco, ce ne vuole un po' di più giusto per mostrarvi il procedimento, però voi ne mettete un po' in più e le fate ben condite. Beh, volendo si può aggiungere anche un altro po' di questo. Sì, però ecco qua. Abbiamo anche del prezzemolo. Basilico. Abbiamo anche del basilico, ecco qua. Mettiamo anche su, ecco qui, abbiamo fatto la nostra parmigiana sicilese in versione Marianna, che come già ho precisato sicuramente differirà in qualcosa dalle versioni degli altri abitanti di Sicilia. Bene. Dici Olga, come ti sembrano? A me sembrano invitanti, poi questo profumo di basilico è veramente buono. Bene. Ma noi invitiamo come sempre i nostri spettatori a prepararle, assaggiarle, a dirci quello che pensano, come sono venute, se gli sono piaciute e se hanno un'altra versione una parmigiana cilentana, sicuramente nel Cilento ci saranno altre versioni, perciò ben vengano, vogliamo conoscerle, perciò fateci sapere tutto qui. Contattateci sulla nostra pagina Facebook e come sempre se avete delle ricette da proporci scriveteci. Oppure magari hanno dei prodotti che non sanno come preparare, magari noi ci inventiamo qualcosa e ve lo proponiamo, tutto qua. Ricordiamo poi sempre in chiusura. Diffidate dalle imitazioni.